Antonio Canova era uno dei molti artisti progressisti che si trasferirono a Roma nella seconda metà del XVIII secolo per toccare con mano le glorie dell'arte classica. La città era già da tempo una meta obbligata del Grand Tour, il viaggio attraverso le bellezze culturali di tutta Europa. A Roma Canova studiò alcune delle più importanti reliquie dell'antichità e gradualmente consolidò la sua fama di eccellente scultore. Sviluppò il suo stile neoclassico nell'arco di molti anni, durante i quali risiedette in città. Durante una visita a Vienna nel 1798, a Canova fu commissionata dal principe vedovo Alberto di Sassonia, duca di Teschen, un'imponente tomba per la moglie deceduta da poco, Maria Cristina, figlia dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa. Il monumento non era destinato a Roma, ma alla chiesa agostiniana di Vienna. E Canova realizzò il progetto adattando quello per un monumento funebre in onore di Tiziano. Scolpita nel marmo, la tomba richiama i materiali usati nella scultura classica e il suo freddo biancore si adatta perfettamente al gruppo di figure che esprimono un dolore controllato e dignitoso. Emozioni intense vengono concentrate all'interno di una cornice geometrica rigorosa. Un corteo di figure piangenti entra nel sepolcro, la cui forma riprende sia le piramidi dell'antico Egitto, sia la tomba di Caio Cestio, eretta intorno al 12 a.C. La scultura prende le mosse dal mondo precristiano. L'immagine di Maria Cristina è raffigurata su un medaglione sorretto da una personificazione della felicità. Il ritratto è circondato da un serpente che si morde la coda, un antico simbolo di immortalità. Una simile rottura con la convenzione contrariò il duca. Mentre Canova auspicava che le figure scultoree rappresentassero il concetto stesso della morte, il duca desiderava che incarnassero le virtù della moglie deceduta. Canova fu costretto a cambiare la sua idea e assegnò alle figure determinati significati allegorici. La donna che porta le ceneri è una personificazione della pietà o della virtù, mentre quella sulla sinistra rappresenta la beneficenza, una qualità per la quale Maria Cristina era famosa. In tutta l'opera però si possono trovare altri significati. Per esempio, le tre figure sulla sinistra potrebbero simboleggiare le tre età dell'uomo, mentre il fatto che siano vestite con abiti classici e non rappresentino persone specifiche dona al complesso monumentale una portata universale. L'umanità intera che attraversa la soglia della morte. Mentre nei monumenti funebri medievali la morte era raffigurata come uno scheletro, qui compare nelle vesti classiche di un giovane nudo. Il duca inoltre voleva inserire nella scultura lo stemma asburgico e un'iscrizione. Canova acconsentì, ma spostò i simboli sulla piramide dietro al leone, dove sono poco visibili. L'opera di Canova fu accolta con grande entusiasmo dai suoi contemporanei. La sua vita e il suo impegno per l'arte erano inoltre un esempio di serietà morale. L'ammirazione per lo scultore tramontò nel tardo XIX secolo, durante l'epoca romantica, quando la sua arte neoclassica venne definita fredda e statica. Solo nella metà del XX secolo le sue opere furono nuovamente apprezzate, risollevando la reputazione dell'artista. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!